Prestigiacomo sul nuovo ospedale di Siracusa, ora avanti tutta con celerità e trasparenza. Sono felice che con la definizione della graduatoria e delle proposte progettuali si sia finalmente avviato concretamente l'iter che condurrà alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Lo dichiara Stefania Prestigiacomo. Eravamo in pochi a credere a questo obiettivo e in pochi all'inizio abbiamo condotto la battaglia per l'hub di secondo livello, riuscendo a sovvertire una scelta della regione che aveva indicato solo un presidio di primo livello per la nostra provincia. Va dato atto all'assessore Razza di averci ascoltato e compreso la fondatezza delle rivendicazioni di Siracusa, essere stato da allora al nostro fianco. Grazie all'altra battaglia condotta in Parlamento siamo riusciti, unico caso in Italia, a ottenere una norma ad hoc che ha consentito di sbloccare il procedimento, indicando un iter veloce e trasparente per la realizzazione del nosocomio. Celerità e trasparenza che oggi devono essere la chiave di volta per velocizzare al massimo un iter, grazie a tutte le deroghe che la normativa consente al commissario per colmare finalmente un gap di strutture e assistenza diventato ormai insostenibile per la comunità siracusana, ha concluso Stefania Prestigiacomo.